Ciao a tutti ragazzi, benvenuti sul mio canale e in particolare su Gas Station Simulator. Ripartiamo riaprendo la nostra stazione di servizio che avevamo lasciato chiusa nell'ultimo episodio. E ho sistemato un po' di cose, vabbè, tutte cose particolari, secondari, ecco. Comunque adesso abbiamo riaperto la stazione di servizio e la prima cosa che voglio fare è andare qua, ho già guardato, e dare finalmente l'ok non al parcheggio, non all'ampliamento dei bagni, che ne parliamo dopo, ma perché non mi fai. Perché no? Ah, ecco, la fermata dell'autobus che me la richiede da una vita, costa 99. E facciamola. Ok. Adesso io volevo vedere se con la richiesta della fermata dell'autobus mi... No, credo proprio di no. Non mi... No, qui non c'entra nulla. Volevo... guarda, forse c'è perfino un cliente che sta arrivando. Uno alla pompa di benzina. La fermata l'abbiamo... Va bene, va bene, va bene. Va bene, va bene, va bene. Ho capito. Allora, devi ripartire. Vediamo un po'. Allora, carburante siamo a posto. O almeno non mi dice che non siamo a posto, quindi... con l'immondizia dovremmo essere a posto. E riprendiamo con... Ok. Nietzsche che dice? Sì, le solite cose, via. Ecco, io adesso che ho fatto... Oh, finalmente ecco che arriva. Devono essere quelli del... che sono arrivati con l'autobus. Tre personcine un po' particolari. Noi qua come siamo? Posso? Qui non ci sono prodotti, va bene. Ok. Va bene, va bene. Vediamo un po' come riusciamo a... Non mi fa ancora fare nulla, diciamo. Ok. Ok, ho anche una cliente alla cassa per 10. Allora adesso un attimo, ragazzi. Facciamo prima questa... Allora, cominciamo da qua. Siamo senza un sacco di roba, eh. Qua
Poi cosa abbiamo? Dai, su. Veloce, veloce, ok, dai. Perfetto, alto. No, 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 non ci siamo, non ci siamo, caro. Te mi dai delle delusioni. Perché tu vuoi cambiare tre gomme e io ne ho solo due, ne avevo solo due. Ma tu mi devi spiegare come fai ad arrivare qua su una gomma sola, mi devi spiegare. Ti serve altro ancora? La batteria ti serve? No, la batteria mi sembra di no. Mi sembra tu sia a posto, sai? A parte quella gomma che non ho più. Quindi ciao. Ti sei innervosita, ma hai dato qualche soldo? Ma hai dato qualche soldo? Allora, veniamo a noi qua. Veniamo a noi qua. E veniamo noi qua, ragazzi. Oh, se comprate tutti tanto così. Bellino lui, sì. Prego. Qui bisogna andare come i matti. Questa l'abbiamo colta al volo. Ok, mamma mia, mamma mia. Riesco a prenderti. Ma dov'è che siete stati? Cioè, questi. A Las Vegas siete stati, perché dai. Conciati così, in mezzo al deserto, è giusto. Giusto Las Vegas potete essere stati. Ma già bene che avete vinto, perché mi state portando un po' di. Sì, caro, sì, un po' di soldi. Ma tu hai perso. Tu hai perso, non ci sono dubbi. Ma tu hai perso, non ci sono dubbi. Tu invece, insomma, più o meno. Dai, dai, dai. E io qua in questa situazione dovrei essere in grado di iniziare ad assumere qualche dipendente, voglio dire, perché se no. Allora, intanto ce n'ho un paio al carburante, fatemi andare perché. Fatemi andare perché quello in garage aspetterà, anche perché io in garage sarebbe il caso di fare qualche, come costa anche, ma qualcuno dobbiamo prenderlo.
Lo so, però pasta abrasiva ne avevo, specchietti, boh, prendiamone un paio, olio motore ne avevo, prendiamone qualcuno e facciamo l'ordine. La batteria anche ne avevo, però costa sempre poco. Dai, facciamo un ordine così, mettiamoci magari ancora uno pneumatico, vai. Vai, ok. Va bene. Allora, io sono curioso di vedere se è passata questa tornata di... cialtroni della Rotary Club. Il Rotary Club Marziano. Mi cambia qualcosa del tipo, potrò assumere qualcuno, mettere un po' di manovalanza, fare questi lavori scomodi e noiosi, tutto sommato. Ok, ancora uno e abbiamo finito i marzianini qua, i fantasmini. Ok, allora se abbiamo finito i marzianini, i fantasmini, andiamo un po' a vedere. È arrivato il camions. Sembrerebbe di no. Sembrerebbe di sì. Ecco, il nostro amico Willy, anzi solo Coyote, ma sarà il cugino di Will Coyote, immagino, perché... Vai su, dai, dai, Coyote. I miei coyote. Niente, vai, te ne prendo. Dai, su. Ok, ah, quello al garage se n'è andato, eh? Ma meglio così, abbiamo il tempo di andare a rifornirlo al garage, così che si spera la prossima volta. La prossima volta. Poi altro non avevo, sì, avevo preso qualcosa, va bene, qui avevo preso qualcosa, sì, e qui avevo preso qualcosa, no. Allora, ho anche visto, cioè, qualcuno mi ha suggerito che così si fa molto prima, io non pensavo davvero si potessero raccogliere gli pneumatici con il sacco della spazzatura, giù. Vediamo un po'. Però vedi che bravo, bravo, caro, bravo, ok. Diamo un po' una pulita, va, che è un po' che non curiamo la pulizia qua del negozietto. Vediamo un po' se riusciamo in tempi più o meno accettabili. Ok.
Eccoci qua. Perfetto. Pieno spazzatura. Allora, pieno spazzatura. Ah, sei tu. Va bene, va bene, va bene, va bene. Va bene, va bene. Tu anche sei pieno di spazzatura, no? Ma quasi, eh. Quindi togliamoci il pensiero prima che allora, abbiamo un cliente in garage. Andiamo a servire cliente in garage e poi andiamo un po' a vedere se arriva la cara. Allora, una di queste perché ti sei sdrenato la portiera. Bravo. Poi, ragazzi, non è che in mezzo al deserto passiate. Ah, tutto qua. Cioè, io ho ordinato tonnellate di roba. Allora, a proposito di ordinare, vediamo un po' se magari è il caso di ordinare qualcosa per il negozio qua, eh. Ah, e poi devo andare a rispondere alla chiamata dello zio, se no probabilmente no, non mi manda avanti con qualche. Va bene. Ma adesso ci andiamo a rispondere alla chiamata dello zio. Ok, dai, su, caro signore. Ok, va bene. Qui bisogna ordinare un po' di roba alcolica. Di questi per adesso ne abbiamo. Gelati, abbiamo quasi finito tutto. Alcol, gelati, sigarette. Vediamo un po' cosa possiamo ordinare. Carburante, quanto ne abbiamo? Carburante, il prezzo è buono, potremmo ordinarne un paio di 200 litri. Va bene. Dai, ordiniamo un po' di prodotti qua. E abbiamo detto alcolici, sigarette, gelato, quindi. A quanto siamo? 180 alcolici, sigarette. Un po' di questa, un po' di tabacco, a quanto siamo? 3,44, gelato, un po' di questo, un po' di questa, un po' di questa, a quanto siamo? 3,99, noi abbiamo 401 e direi che possiamo fare l'ordine. Siamo rimasti senza un picco e quindi è segno che tutto va bene, signora la Marchesa. Allora, ed è arrivato anche Giovannino qua col carburante. Allora, visto che
Intanto devo far passare un attimo perché tanto qua non c'è nessuno che... guarda, zozzoni, ma cosa lasciate sempre tutta sta roba qua? Dai, che te suoni? Che te suoni? Ok, qua siamo a posto. Arriva il camion dei prodotti che abbiamo ordinato. Abbiamo ordinati, sì, e abbiamo fatto anche un bell'ordine. Dove sei, camion dei prodotti? Niente, no, non arriva. Comunque, noi andiamo in garage, vai. Già che... Dai, su. Allora. Gomma, specchietti, allora prendiamo lo specchietto. Ok, gomme. Gomme. Allora intanto qua. Su. Andiamo. Ok, ce n'è ancora una qua, eh. Dai. Ok, finito, bene. Va bene, intanto è arrivato il supplì. Arrivo coso, datti una calmata, calmate. Ok, ma quanta roba ho preso, quanti viaggi mi fai fare, ultimo. Bene, c'è più nulla. Te ne puoi andare. Ma cosa scendi dal camion? Tanto scendessi a fare qualcosa. Tutte le volte scendono dai camion. Via, va, vai, vai, fuori, 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 fuori. Che sta porta? Secondo me potrei anche fare a meno di chiuderla tutte le volte, ma chi lo sa? Ok, guarda qua. Ok. Allora, andiamo un po' a sentire lo zio, va? Prima che... Allora, compito completato. Ciao, com'è l'ora di punta, nipote? Spero tu non sia stato calpestato da tutti i clienti che arrivano dall'autobus. Ho sentito dire ai lavoratori che c'è poca differenza tra un autobus passeggeri e l'Armageddon. Ora, se ti senti sovraccarico di lavoro, che ne dici di investire in un aiuto? Credimi, è un'esperienza completamente diversa essere quello che comanda. Fai un tentativo, vedi come ci si sente ad essere il capo della tua azienda. È da mo' che avremmo voluto, ma mi sembra di aver capito che adesso potremo finalmente, avremo abbastanza soldi per... Ok. Eh sì, diamine. Dai, su, che c'ho pure gente in garage, in garage.
Andiamo, andiamo, andiamo. Ok. Levati un po' dalle tartacole. Cara la mia giovane hippie. Andiamo in garage. Chi ci sarà in garage? Che almeno ci dà un po' di soldi in garage. Devo poi ricordarmi di rifornire gli scaffali del caspiterino. Ho finito gli specchietti. Dimmi che ho finito gli specchietti. Dov'è? Eccolo qua. Ok, e poi la gomma, dov'è la gomma da cambiare? Eccola qua. Ok, dai, su, te prego, dai. Finito, che altro c'è? La batteria? Oh, la batteria è sempre un momento. È sempre un momento di grande, così, poi di nuovo così e di nuovo così. Fatto? Fatto. Va bene. Ciao Stella Santa. Ci si vede prossimamente, giusto? La guma la buttiamo qui. E andiamo un po' a vedere come siamo messi qui invece. Ah, bene, qui non c'è nessuno. Facciamo che servire sti due che insomma. Ok, allora dobbiamo rifornire gli scaffali innanzitutto. Pla pla Pla, 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 ok, questo l'abbiamo rifornito, qui avevamo preso qualcosa, non lo so, però di roba da mettere ne abbiamo, qui ne piazziamo 10 per tipo, ci staranno. E poi 5 5 5 5, ok, ma dovrebbe starcene ancora, a dire la verità. Sai che facciamo? Piazziamo tutto, dovrebbe starci tutto. Idem qua. Ok, vanno un sacco i giornali, si vede subito nell'intellettuale signorina. Lei è una che se non si legge le sue 150 pagine alla sera non riesce a prendere sonno. Ok, grazie del pensiero. Dai, su, eh sì. Allora, vediamo se. Mamma mia. Vediamo se riusciamo. Come si dice? Se riusciamo a fare quel dipendente. Oh, bene, però intanto aspetta un attimo, fammi solo chiamare quello della raccolta spazzatura, che almeno. Allora andiamo un po' a vedere il dipendente come funziona. Roulotte,
Ok, ah ecco, devo comprare un camper dove far vivere i dipendenti. Va bene, allora compriamolo. Oh, bene, 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 sì, grazie. Dai, su. E a questo punto posso assumere e ne ho due. Lui è tutto di livello 1, lei è tutto di livello 2. Non c'è paragone, ma ciao, santi saluti, Amelie, vieni con noi. Ho assunto uno di, potrei assumere anche l'altro addirittura. Ne parliamo dopo. Allora, adesso bisogna capire come funziona per farli lavorare. Ci sarà da dargli il lavoro o andranno loro dove c'è da fare? Ho paura di restare senza tabacco, amico. Ah, ecco, c'era rimasta una bottiglia là, ho capito. Ho capito, ho capito, ho capito. Un po' di carburante a te, un po' di carburante a te. Perfetto. Allora, coi dipendenti, sì, buona, vieni caro. Li posso. Allora, inizia a parlare. Oh, lista compiti. Ah, ecco, da qua posso. Qua sembra la barra dell'energia. Posso dirle cosa fare. Diciamone di gestire la cassa, vai. Ok. Allora, cara, se tu devi gestire la cassa vuol dire che io posso fare qualcos'altro, giusto? Così. Eccola qua, bada bellina. Senti, senti, musica per le mie. Allora, scendi da lì. Musica per le mie orecchie. Io avevo un cliente in garage. Allora, intanto mi sembra voglia una batteria. Allora. E anche l'olio, dico bene, caro. L'olio dove ce l'hai qua? Ok. Ok, e poi la batteria. Ok, via, 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 dai, su. Ok, poi che ti manca? Uno specchietto. Siamo senza specchietti peraltro, eh. Dov'è lo specchietto mancante di qua? Ecco ok, e poi che ti manca? Una gomma. Ok, mamma mia, com'è lento, com'è lento, com'è lento. Che altro manca? Anche qua bisogna un po'. No, dall'altra parte allora. Bisogna ordinare un po' tutto qua in garage perché siamo messi un po' male. Però che in garage tutte le volte che facciamo un ordine va bene.
Tutte le volte che facciamo un ordine, ah, guardi, sono entrato qua per sbaglio, ma tutte le volte che facciamo un ordine, ci porta via mezzo pacchi e pacchi di soldi. Comunque adesso un po' di soldi li abbiamo. Tra l'altro io stavo guardando che prestito, io pensavo di avere sempre quei 5.000 soldi da rendergli allo zio, poi in realtà invece no, ce l'ha proprio Bonati. Guarda che bella persona. Allora andiamo. Comunque qualcuna la dobbiamo prendere. Fammi un po' vedere qua. Facciamo pure 8, pazienza. Almeno pasta abrasiva, pure questa. Facciamo così, specchietti auto. Pure loro. Sta minchia, ragazzi. Ho finito i soldi. Quanti ne ho presi specchietti auto? 5. 1330, va bene. Ordine. Ciao. Va bene, siamo rimasti di nuovo senza il becco di un quattrino. Va bene. Ah, devo lasciare che il mio dipendente lavori per ore adesso. Va bene, va bene, va bene, va bene. Grazie, caro. Abbiamo gente. Ok, abbiamo anche un altro cliente in garage. Qui. Andiamo in garage, vediamo di raccattare qualche soldo. Suppongo che non ci sono più prodotti. Allora, Coyote, eccoti qua. Adesso voglio proprio vedere. Avendolo lasciato mezzo lì, cliente del garage, se si incazza, se se ne va, cosa succede? Ok, dai, coyote, fuori di bar, via, via. E poi guardiamo questa cosa del garage. E poi ci salutiamo per questo giro perché sì, l'ho lasciato lì appeso con la sua macchinetta. Allora, qua piazza tutto, qua piazza tutto, che avevo preso altro, no, questo no, questo neanche, questo. Piazza tutto. Allora, prendiamo pure uno specchietto. Mi ha dato un sistema per non perdere le vendite. Lo lasciamo appeso. Giusto? Vai così. Altro. Una gomma. Vai su. Altro l'olio, vai così. Tanto la cassa stanno lavorando, perché vedo che ok.
Vedo che ok. Perché vedo che i soldi crescono? E noi ci dedichiamo alle pulizie, che sono così rilassanti. Ok, abbiamo qualcosa da mettere qua? Avevamo messo tutto. Qua abbiamo messo tutto, qua qui possiamo mettere un po' di roba o no? Oh oh. Ok. No, non voglio. Guarda qua, è passato quel blir impunito di pallino. Ecco, bravo. Ok, va bene, adesso niente, lei dovrà lavorare, qui dovremo continuare a dare benzina alla gente, ma direi che per questo giro, devo pagare la, allora faccio, paghiamo ancora un attimo il lavoratore, F, pagamento, paga tutto, vai caro. Ok, e quindi tu puoi continuare a lavorare e noi possiamo vederci nel prossimo episodio. Grazie a tutti per avermi seguito e a presto.